Eccoci qua. Eccoci qua, benvenuti a tutti. Ci ritroviamo ancora per questo venerdì di, diciamo, di passione, perché ormai siamo quasi vicini alla quaresima. E per il momento siamo in pochi perché stiamo aspettando l'arrivo degli altri ospiti. Qui dello staff abbiamo Giovanni, Roberto, Paolo, e abbiamo il piacere di ospitare una persona simpaticissima, Michele, che io conosco poco, ma ti conoscono tutti molto bene. Sono felice di averti con noi questa sera in questa puntata, che sarà una puntata un po' particolare, perché inizialmente parleremo di questo grande lutto, perché alla fine la parola esatta è lutto, che ha colpito l'Abruzzo e che ha colpito un po' tutti noi, che abbiamo passato delle meravigliose serate mangiando degli arrosticini in quella che era un'epoca allegra, che ci piace ricordare, ma che spero che a breve possiamo veramente rifare, magari purtroppo non più dalla dolcissima Maria, che se n'è andata improvvisamente lasciando un vuoto veramente incolmabile, ma lo faremo da qualche altra parte, andare a mangiare in compagnia. Ora, io sono in Abruzzo ormai da un po', e mio amico Giovanni, da quando sono arrivato, mi ha parlato di questo meraviglioso locale dove, oltre a mangiare in maniera veramente eccellente, si parlava e si rideva. Io mi ricordo che questa donna simpaticissima mi baccava spesso, per come milanese mi diceva: zitto e mangi, che ne sanno a Milano di quelli che sono gli arrosticini. E io mi divertivo a mangiare. Adesso io chiedo a tutti voi di raccontare, di parlare un po' in generale di quello che è stata questa meravigliosa signora e soprattutto del locale e un po' di tutto quello che ci circonda. Ma partirei proprio da Michele, perché al di là che sei il nostro benditissimo ospite, ma sei veramente simpatico, c'hai anche la faccia simpatica, oltre che essere simpatico. Posso fare subito una correzione a quello che hai detto, Pinco, che è molto grave. Il locale rimane aperto. Sì, ma io parlavo del fatto che della signora Maria ha lasciato un'eredità importante. Sì, assolutamente. Io parlavo della signora Maria, non del locale. Cioè. Ok, va bene. Allora, innanzitutto, buonasera a tutti. Ciao Giovanni, ciao Righi, ciao Roberto, gli altri. Hai detto bene, arrosticini, no? Perché dopo c'era questa signora, poi dopo i protagonisti sono gli arrosticini. Che cosa sono gli arrosticini? Sai qual è l'arma vincente di questo piatto? È che non è un piatto, non hai bisogno del piatto per mangiare gli arrosticini. Gli arrosticini li mangi in piedi di solito. La posizione solita, tipica del mangiatore di arrosticini, è il bicchiere di vino e il mazzo qua. Quindi questo significa che di solito tu stai in piedi, in mezzo alla musica, in mezzo alla gente, su un prato, davanti a una fornacella, e fa socialità. Giovanni, tu hai mai mangiato gli arrosticini da solo? Come no? Se non faccio gli arrosticini non vado a dormire, non prendo sonno. No, dico da solo, perché io una volta ho fatto gli arrosticini da solo, qua sul terrazzo, e mi sono reso conto che effettivamente c'è una cosa che manca, cioè il fatto che quello della condivisione. Tu stai là, mangi le rostelle, però non c'è la persona con la quale cazzeggiare, non c'è il pallone sul prato, e quella è l'arma vincente di quella cosa. Quando tu andavi da sta signora, dalla signora Maria, per me, io continuavo a chiamarla così, e sapevo che era detta, lo dico per la prima volta, una bella cazzuta, no? Bella si dice scostumata, però in una maniera affettuosa. Perché là c'era questo ricordo di c'era questa persona tosta, ti guardava dritto, ti guardava in faccia, voleva capire chi eri, da dove arrivavi, perché da Pescara sei venuto fino a qua, cioè era, capisci, ti poneva davanti a una sorta di pellegrinaggio, quello di cui mi parli.
chi è entrato in quel locale si sente un eletto. Lì potevano entrare solo personaggi abruzzesi eletti, e ma quelli che venivano da fuori Abruzzo dovevano ottenere il permesso di soggiorno. Se no, la signora non è che era tanto contenta di farli sedere ai suoi tavoli. Intanto quindi... è arrivato un altro personaggio molto abruzzese. Buonasera. Oh, buonasera a tutti, grazie, grazie per l'invito, Fausto di Abruzzo di Morris. Ciao, sì, sì. No, Fausto. Da fuori Abruzzo dovevano... Fausto. Attenzione, chiudete Facebook, dovete ascoltare da Zoom, se no c'è il rientro. Fausto, noi ci siamo conosciuti sui campi di calcio. Sì, sì, sì. Come stai? Molto bene, grazie. Molto bene. Scusatemi il piccolo ritardo. Ma figurati, in Abruzzo io sono abituato, perché tu devi sapere che quando sono arrivato in Abruzzo e mi dicevano ci vediamo alle 21 in Piazza Unione, io arrivavo da buon milanese alle 21:05 e la gente arrivava chi alle 22, chi alle 22:10 e io rimanevo un po' sconvolto. Adesso quando mi dicono ci vediamo alle 21 in Piazza Unione, io alle 21 vado in doccia, vado in doccia e quando arrivo sono sempre uno dei primi lo stesso, quindi ho imparato questo ritardo. Ma questa sera vedo che stai andando anche Gino, è fantastico il fatto che siamo riusciti a un po' in onore di Maria, un po' proprio perché vi vogliamo bene proprio a livello social, ad avere tutte e tre gli abruzzesi che portano il verbo Abruzzo nel mondo, perché avete persone che vi seguono in tutto il mondo. E io devo dire, come abruzzese acquisito, che questi riscontri che avete, io li sento sulla mia pelle, perché più di una volta mi è stato detto da persone, da amici che sono abruzzesi, perché anch'io origine abruzzese da parte di papà, di nonna, che era aquilana, e quindi dicevo, non so più a chi, oggi ho detto più volte, che essere forestieri ma avere un collegamento moderno in Facebook con l'Abruzzo siete voi, e questo è un momento di gioia e di condivisione per chi non ha la possibilità di vivere in questa meravigliosa terra, perché si sente sempre qua. Ciao Gino. Come stai? È arrivato. Allora Gino è Gino, io lo conosco perché l'ho conosciuto anche lui in panchina in un campo di calcio. Gino è una persona, lui è simpaticissimo, all'inizio un po' timido, poi no, poi si sblocca, no? Come stai? Non ti si sente, però ci arriviamo, dai, tranquilli. Volevo dirvi che abbiamo anche delle donne che poi entreranno, prima che pensiate che è una chat un po' particolare questa, poi anche qualche donna entrerà, capito? Poche. Lo so, succede. Fausto! Ditemi. Sono a disposizione. Si parla di Maria, mi avete detto, no? Di Maria, delle serate di Maria, di quello che ha rappresentato Maria, anche perché su tutti i social... è partita questa glorificazione, uso questo termine, di Maria e della Pozzo. Sì, noi siamo stati un po' fortunati, insomma, la cosa ci ha fatto anche piacere, perché il nipote a mezzanotte ci ha scritto, solo che in questo periodo lavoro tanto e a mezzanotte sto già alla seconda ora di sonno, infatti stasera fra un po' mollo. Quindi poi la mattina, quando mi sono svegliato alle 6, ho trovato il messaggio del nipote, che era invece di mezzanotte, che mi annunciava questa roba. E io sinceramente non ero sicuro che lui fosse il nipote, perché me lo diceva in quel primo messaggio che mi scriveva. E cioè, poteva essere anche uno scherzo, voglio dire, di qualcuno che, insomma, una cosa del genere. Quindi poi, quando pubblichi su una pagina un po' abbastanza seguita la notizia che si rivela falsa, insomma, potrebbe essere un po' così. Quindi poi ho scritto alla figlia, erano le 6:30, le 7, che naturalmente non mi ha risposto, cioè ha visualizzato ma non mi ha risposto. Noi ci sentivamo spesso, insomma, per le cose di Maria in generale, perché tanti motivi, e non ha risposto. Poi il nipote mi ha detto: guarda,
ti confermo, è vero, non sto scherzando. Quindi alle 7:30 già avevamo fatto il posto. Mi scrive il sindaco di Villa Celiera alle 8 praticamente, ma è vero, ma sei sicuro? Cioè, non lo sapeva ancora nessuno, davvero nessuno. Insomma, inizio un po' triste, no? Poi oggi abbiamo scritto sulla pagina, cioè in realtà io proprio personalmente non sono stato un grande cliente di Maria, sono andato una volta che ci avrò avuto 10 anni con i miei genitori, c'era ancora Celentano, ma voglio dire, non mi ricordo solo sta gran caciara dentro al locale, però vaghi ricordi. Sì. Poi, era prima del 2012 allora. Però io sono 85, sarà stato, ma prima del 2000 proprio. Però vedi, Maria rappresentava in Abruzzo quello che un po' voi rappresentate, cioè siete dei personaggi amati. Perché il mio amico Gino, io ho grandi riscontri su di lui, anche se lui non lo sa, perché Gino ad esempio è stato quello che in assoluto a livello di contatti televisivi, e io adesso te lo dico in diretta Gino perché la verità che non sa nessuno, siamo andati a controllare l'audience del mio programma e la maggior audience che ho fatto e ho intervistato di tutto è stato quando ho intervistato Gino, che è incredibile perché con tutto rispetto ma ho intervistato il presidente della regione, ho intervistato Razzi che diciamo a livello di abruzzese è internazionale quasi. Gino è quello che ha fatto più, perché? Perché ormai il popolo si riconosce in voi in qualcosa di appartenenza all'Abruzzo, nel senso io tutte le sere vado prima di andare a dormire, mi vado a guardare, è la pagina di Gino, è la pagina di Michele, è la pagina di Fabio. Perché? Perché a parte che vi devo fare un complimento veramente da non abruzzese, siete veramente simpatici, cioè riuscite a cogliere quella parte particolarissima di Abruzzo che è molto molto importante. E poi devo dirvi che quando vedo le visualizzazioni che avete è pazzesco, siete un po' come la Ferragni, che è pazzesco questa cosa, che ha portato il secondo posto Fedez, 17°, perché ha scritto sui social votate mio marito, pazzesco. Però questo è. E quindi adesso vale, lascio la parola a voi. Questo vale solo per Gino, però che noi siamo comuni mortali qua. No, non è vero, tutto. Gino, allora io a Gino gli voglio un bene particolare, lo sa, perché Gino è, posso dire, Gino è il classico bravo ragazzo che io adoro, per lui è proprio qua. E poi ha questa ironia che a me fa impazzire, perché riesce a cogliere degli spessori, delle cose che tra l'altro fanno anche riflettere molto. E quindi io a Gino, che ti devo dire, è quello che io conosco meglio di voi, ma è quello che a livello affettivo voglio più bene, perché è un personaggio pazzesco. Dai, ma rispondi, Arcunde. Noi facciamo parlare il milanese, perché essendo tutti abruzzesi, se parliamo noi litighiamo. Allora facciamo parlare il milanese, è finita la storia, è vero Gino? Allora, innanzitutto mi sentite? Benissimo. Ah, ok. No, chiedo scusa per tutti i problemi che posso aver creato, insomma, purtroppo vabbè, c'ho un po' di fisime e vari problemi, anche nel comparire tra l'altro, infatti sono comparso perché appunto Riccardo ormai è nel mio cuore, cioè se mi chiama Riccardo io compaio, insomma. Grazie Gino, e quindi niente, ti ringrazio, mo io non è che so parlare, cioè se non mi fai una domanda non è che posso esplicare un pensiero, quindi ringrazio per quello che mi hanno detto, insomma. Allora, no, io volevo anzitutto, abbiamo interrotto Michele, è no, vero che sono entrati Fausto e Gino, però pure Michele Massandrea 99 cosse, mica una cossa sola, 99, cioè, Michele, allora che stavi dicendo? Continua il discorso di prima. Qual era il discorso? Ah no, il discorso di prima non lo so, però allora ovviamente vedo che giustamente state parlando sui Fausto stava dicendo anche una cosa abbastanza bella, cioè il fatto che tra le altre cose
Io non conoscevo quella signora, ha detto lui, ci sono stato poche volte, però la cosa bella è che quelle poche volte, una volta sola, mi hanno anche insegnato un certo tipo di persona. Poi dopo quella cosa, Fausto, che ha portato a Villa Celiera, a Rostiland, dandoci anche la possibilità di suonare, insomma, è stato bello, cioè il fatto che tu crei con una persona così ruvida, maledettamente, fottutamente ruvida, vai a creare un rapporto di una persona che ti si apre, ti ha raccontato la vita, ti ha raccontato la vita, cioè nel senso che dopo tu, a me piacerebbe che quel posto diventasse non un museo, però che rimanesse sempre così. Sai quando dicono locale rinnovato? Boh, Giova, tu ci rientreresti alle querce. No, assolutamente. Cioè, ma che si immagina? Quello appartiene ai beni culturali abruzzesi. Dobbiamo custodire questo museo dell'abruzzesità. Ecco, museo dell'abruzzesità. Poi l'abruzzesità, scusami il ciavaio, è una cosa complicata, tu lo sai meglio di me. Tu lo sai che l'abruzzesità significa pregi, ma anche tanti difetti. Poi dopo su questo possiamo parlare, anzi dovremmo parlare, è importante. Però stasera noi ci portiamo questo ricordo, questa cosa di questa dolcezza ruvida che è l'Abruzzo. L'Abruzzo è cafò. Cioè, tante persone sono venute in Abruzzo da fuori, a me mi hanno sempre detto, vabbè ragazzi, adesso tornando il milanese, però state un po' così. Sì, però l'Abruzzo te lo devi meritare. E Maria te la dovevi meritare, in un certo senso, quella benevolenza. Se la volevi l'accettavi, se la volevi te la andavi a cercare, altrimenti no, cioè altrimenti... E quella è un po' come la Scozia, è presente la Scozia, cioè quando tu vai in Scozia la gente è strana, t'arguarda, a chi si fie, è quella stessa cosa dell'Abruzzo, cioè era quel tipo di discorso, insomma, incarna l'abruzzesità nel suo essere ruvido, secondo me. Poi dopo, alla fine, sotto quel guscio ci sta una bella carne di pecora sotto, però insomma era quello il discorso. Però, per riassumere, io posso ricordare un piccolo aneddoto. Un milanese che non era Clinco, 20 anni fa, si sedette ai tavoli della Scostumata e come antipasto chiese: signora, mi porta un po' di salamella? Cioè, alla signora gli chiedi la salamella? La signora l'ha proprio fissato negli occhi e ha detto: guarda, vi do da il quating, lo prosciutto e lo formaggio, questi se te lo mangia, se no te ne pugli. Sì, cioè, però non lo ha scagato a lui. No, ha solo detto, cioè io c'ho quei che probabilmente stavano quasi dicendo la stessa cosa, però è il canale di comunicazione, lo devi beccare là, no? E devi entrare in quel canale, cioè se tu acchiappi e vai in questo momento, che ne so, in Messico, non è che fai un certo tipo di discorso, ti vai a conformare, quello è il dress code, quello è il linguaggio, e quindi ti ci vai a mettere, però con rispetto, entri in un altro mondo, che è il mondo quello nostro, dei nonni. Sì, è come se tu vieni accettato in una grande famiglia che è quella dell'Abruzzo forte e gentile, una famiglia secondo me inclusiva ma al tempo stesso esclusiva, perché non è facile entrare a far parte appunto della famiglia abruzzese, perché noi abbiamo delle tradizioni radicate molto forti e soprattutto molto originali. Noi siamo originali come abruzzesi, siamo veramente originali. L'unica cosa che un po' ci rovina è la nostra autostima, ci stimiamo poco rispetto alle altre popolazioni italiane, perché ci abbiamo tanta strada da fare, Giovanni. L'Abruzzo, secondo me, io vabbè, ok, capisco, forte e gentile, per me non è forte e gentile, per me è ruvido. Io vi devo dire una cosa, e la dico direttamente a Fausto perché è il suo lavoro. Quando sono arrivato in Abruzzo ormai 16 anni fa, noi avevamo i filari delle vigne messi veramente male. Quando io andavo a Brescia erano tutti perfetti. Io ultimamente rifaccio le stesse strade e l'Abruzzo ha imparato a essere esattamente come la Toscana, dove è tutto ordinato, dove c'è una produzione. Cioè l'Abruzzo, è vero, a volte è un po' più indietro,
ma ha la capacità di adeguarsi e di fare anche delle cose eccellenti. Parlo del vino perché so che Fausto è il suo lavoro principale, e devo dire che ultimamente a livello di produzione e distribuzione non abbiamo come Regione Abruzzo recuperato quel gap che avevamo di distanza dal Veneto piuttosto che dalla Lombardia, piuttosto che dalla Toscana, e quindi questo è molto importante. Io credo che ci siano tantissime eccellenze che stanno bene o male uscendo. Ora, il fatto dell'arrosticino, io dico sempre, l'arrosticino dovrebbe essere esportato in tutto il mondo, però qual è il problema vero? Che se lo mangi a Milano non è lo stesso. Questo è il problema dell'arrosticino, che l'arrosticino va mangiato, come diceva Michele, in piedi, in mezzo alla gente, parlando, ridendo, in un certo modo. Gino, io so che tu sei un uomo silenzioso e adesso io ti... No, a me piace ascoltare. Perché sono intelligente, cosa che non è da Dario, no? Quelli che ascoltano, no, scherzo, che io mi arrabbio sempre con Giovanni, perché lui è un po' come la mia ex suocera. Tu parli e lui parlava e lui va, no? Invece l'intelligente è colui che ascolta, come Rantucci. Molto bene. Giovanni, io sai che scherzo molto. Infatti sta cadendo la diretta. Va bene, allora ragazzi, no, vorrei dire una cosa. Io non conosco né Fausto né Gino. Ragazzi, cos'è l'abruzzese di Morris e cos'è l'abruzzese fuori sede? Cioè, cambiamo argomento completamente. Parliamo un attimo delle vostre cose. Chi comincia? Vai, Fausto. Velocemente, dai, non è con bel ritmo anche. No, vabbè, io sono Fausto, nella vita mi occupo di turismo e di enoturismo fondamentalmente, però nel 2015 più o meno ho fatto nascere questa pagina Abruzzo di Morris, che fondamentalmente all'inizio doveva essere un calciatori brutti regionale. Ma famoso Morris lui? Esatto, e quindi per trovare un filo conduttore che fosse goliardico ma allo stesso tempo riconoscibile, indicammo Morris Carrozziere, che poi, per, siccome un po' di pelo sullo stomaco ce l'abbiamo, per evitare problemi vari ed eventuali, lui si chiama Morris con una R, noi ne abbiamo messe due perché così il riferimento era evidente al tempo, ma non chiaro e legale, come dire, no, perché magari si poteva arrabbiare per questa cosa. All'inizio parlavamo solo di calcio dilettantistico. Diciamo che si scimmiottava un po' quello che facevano calciatori brutti, adesso una dei social più delle pagine Facebook più grandi in Italia, proprio in assoluto, di qualunque genere, non solo di calcio. Passo, ma hai messo anche 2B, perché? Perché insomma, cioè, l'Abruzzo si perché si lo chiamiamo Abruzzo con 2B e quindi era naturale metterlo con 2B, perché qua non è sabato, è sabato. Esatto, quindi necessitava della doppia B anche come motivo identitario. Poi piano piano, insomma, la valutazione sul fatto che i risultati del bomba calcio potessero essere i risultati letti in maniera, posso dire, goliardica, insomma, raccontati in un certo modo, potessero essere di interesse per tutto l'Abruzzo, si verificò errata nella mia volontà di condurre questa pagina. Quindi dopo, insomma, un paio d'anni, piano piano, in automatico, la pagina deviò più su un discorso di folklore, tradizione, però in generale quello che facciamo è racconta un po' quello che succede e che ci piace. Poi, come dico sempre, come dice pure Gino, cioè come rimprovero a Gino, lui è sempre un po' troppo democristiano quando scrive sulla pagina, invece... Beh, Giovanni, insomma. Invece ci lasciamo andare anche a discorsi un po'... Insomma, siamo espressi su Ombrina, ci siamo espressi su tante cose in maniera che un pochino ha influenzato, per quanto possibile, rispetto a una community, insomma, che conto, quei 50-60 mila persone che seguono, insomma. Nel nostro piccolo abbiamo sempre detto anche, cioè raffigurato anche quello che pensiamo nella vita, non solo nel social, qualcosa, no? Cioè io non sono un grandissimo tifoso del Pescara, lo dico, no? Però insomma, quando il Pescara va bene faccio un po' l'occasionale sulla pagina, perché so che c'è una grossa platea. Io ci ho giocato anche nel Pescara, non sia chiaro, c'ho anche il tesserino a casa. Però, foto! Insomma,
di Fortuna, quindi che devo fare? Sortonese di Fortuna, insomma, questo legame col Pescara non è che ce l'ho fortissimo, però so che c'è tutta una platea che a cui piace, insomma, che segue la pagina e lo faccio. Ma non so, sto grande tifoso del Pescara, ma non, sicuramente da ortonese non lo ero del Lanciano e parlavamo moltissimo del Lanciano in Serie B. Però insomma, la pagina racconta un po' quello che succede in Abruzzo dal punto di vista di quelle 3-4 persone che siamo, che ci occupiamo di curare i contenuti, di scegliere quello che comunicare, ecco. Perché altrimenti la mole di informazioni che ci arriva ogni giorno, di persone che ci scrivono in privato per favore di questo, è enorme, cioè. Però poi scegliamo noi, facciamo un filtro in base ai gusti, in base a tante cose che vogliamo anche promuovere noi, magari maniera del tutto disinteressata, ma vogliamo promuovere. Quindi avete una commissione di censura come la RAI? A voglia. Qual è il messaggio più pericoloso che vi è arrivato e quindi non avete pubblicato? No, un periodo avevo fatto un po' di post su Chieti, mi ricordo, insomma, che la Marina di Chieti con Luciani, insomma, se vi ricordate quella polemica che ci fu, Luciani che, cioè, che di primio disse che Francavilla era la Marina di Chieti, quindi noi prendemmo un po' le parti di Chieti, di Francavilla, scusa, ma non perché qualcosa contro Chieti, che è una città bellissima, però è un gioco delle parti, simpatico, ironico. E ci furono 4-5 messaggi in privato, cioè inquietanti, anche citando i nomi dei miei cari, cose del genere, pericolosi. Quindi da allora ho lasciato Chieti, perché insomma... La nostra Maria Rita, che ci segue in backstage, vuole sapere quali sono i punti di forza dell'Abruzzo che voi avete potuto constatare, toccare con mano sui vostri social. A Gino però ancora si presenta, quindi non lo so. Se era proprio rivolto a me, non lo so. Cioè, non... So che i punti di forza dell'Abruzzo secondo l'Abruzzo di Morris. Ma guarda, io su tutti i profili, insomma, cioè quello che faccio nella vita, sono fortunato perché nella vita campo di quello che mi piace, quindi sono molto fortunato e mi occupo di cosa sempre? Di vini e di cammini, quindi io mi occupo di promozione non turistica e di turismo lento, secondo me insomma queste sono... Di turismo lento? Lento perché io ho inventato, ho fondato il Cammino di San Tommaso, Roma Ortona, che fa 600 pellegrini all'anno più o meno, che si fanno questi 313 chilometri, e in più, insomma, con altri amici, dico che gestiamo, però siamo impegnati nella promozione del tratturo, del Sentiero della Libertà, di tanti cammini che ci sono in Abruzzo e non solo. E quindi io non potrei abitare in Abruzzo e avere una famiglia, una casa in Abruzzo, non lavorassi nel vino, perché ad esempio secondo me il vino è un comparto proprio di punta, o stai nel vino o stai in un po' di industria, insomma, tipo Sevel, Val di Sangro, insomma, che ti danno una, almeno per quanto mi riguarda, una sicurezza economica, una tranquillità, una progettazione. Poi altri come fanno non lo so sinceramente, però per me, se non stessi nel vino, boh, dovrei stare fuori sede pure io probabilmente, come lo sono stato, perché sono tornato nel 2014, sono stato per 10 anni fuori tra Italia e estero. Allora, possiamo quindi andare... Le cose, ecco, costi di trabocco secondo me è un piace vivo, sono fortunato, un'altra fortuna che ho, abito a Fossa Cesia e sono ortonese, quindi costa dei trabocchi, insomma, è il top bisogna andare insomma sullo Ionio per trovare un'altra zona secondo me così bella rispetto all'Adriatico, cioè davvero eccezionale, e poi con tutte le criticità che ha, per amore di Dio, però insomma... Gino, sei d'accordo? Gino, ma certo, io sono sempre d'accordo con Fausto, ma sono d'accordo con tutti, come ha detto lui, sono un po', tendo a fare il cerchio bottista, quindi... Però l'Abruzzo non è solo la costa dei trabocchi. No, io sto nella costa quella sfigata del nord, vengo dalla costa teramana, insomma, che è un po' la costa minore, fra virgolette, nella percezione, però a me piace molto la montagna, quindi, cioè... Sommando le due cose, penso si abbia una proposta che potrebbe essere magari fatta meglio, ma lo sapete meglio di me. Io nel mio provo a parlarne come riesco e con le mie parole, insomma.
ragazzi, io comunque ti voglio dire una cosa per darti un po' di un attimo di speed, così te la rivendi pure. Due turisti su tre che vengono in Abruzzo vengono sulla costa teramana, quindi non è la più sfigata, in realtà è quella che produce reddito. No, ma nella percezione, una percezione nostra, perché sennò se tu chiedi all'amico milanese ti dice Roseto e Tortoreto, assolutamente sì. Infatti, dice, guarda, possa cioè sia San Vito, cioè guarda, è vero, assolutamente hai ragione, perché pensa che a Milano viene molto pubblicizzata Rimini e San Benedetto del Toro. Queste due città sono le città del milanese in vacanza, Rimini Riccione e San Benedetto del Toro. Dopodiché, quando uno dice, ma dopo San Benedetto, prima di arrivare nella famosa Puglia, famosissima per le Maldive del Salento, dici, caspita, c'è l'Abruzzo. Dell'Abruzzo dico Tortoreto e Roseto. Queste due città, è vero. E Silvia anche, sì. Però Francavilla, Montesilvano, Pescara, Villa Celiera, ecco, non sono assolutamente pubblicizzate, ed è un peccato, perché sono veramente meravigliose, ma non devo dirlo io. Diciamo, la percezione degli abruzzesi forse è diversa da quella che c'è all'esterno, evidentemente. Poi non so. Assolutamente sì, però a Milano la gente va a Tortoreto e va a Roseto. Se tu vai a Roseto in estate, e Roseto lo so. Molto di più che no Francavilla. Francavilla è più veramente è più locale, come Pescara con la meravigliosa costa che ha, Pescara città che si va al mare, che ha la palma, Ricky, a Pescara ci vai al mare, ci vai la sera, in realtà, cioè nel senso che tu il lungomare, o meglio la costa teramana, è una costa bella dal punto di vista anche naturalistico, le strutture sono belle. Poi dopo tu hai detto questa cosa, San Benedetto del Tronto, che è una città proprio ai limiti, o meglio per confine, la città al confine, Martinsicuro è uguale, quasi in realtà dal punto di vista della costa, della spiaggia, però ha un minore tipo di sviluppo. Si vede che tu entri nelle Marche, si vede che tu quando passi il Tronto vai nel nord. C'è un altro modo di aggiustare e tenere gli chalet, anzi loro li chiamano gli chalet, noi li chiamiamo gli stabilimenti, cioè già entri in un'altra dimensione, c'è un altro modo di gestire il turismo. Poi dopo, se scendi verso Pescara, a Pescara al mare ci vai, ma al Pescara si lamentano tutti del mare, dell'acqua. Quella città tu la rivaluti di notte, perché dopo magari persone che sono state al mare, Roseto, Giulianova, Pineto, quello che te pare. Io vado al mare personalmente, quando ho bisogno di sabbia vado al mare a Cerrano, però non ci vado mai a Pescara. Io abito a 300 metri dal mare, ma io non mi sono fatto un bagno nel mare Adriatico di Pescara da 15 anni, vado sempre a farmi il bagno a Cerrano, oppure me ne vado giù nel Chietino, a Fossa Cesia, Ortona, queste zone qua. Sono diverse le offerte che c'ha questa regione dal punto di vista della costa, perché dopo tu hai detto quali sono i punti di forza di questa regione. L'acqua e la terra. L'acqua, appunto, gli stabilimenti balneari, o meglio la costa, tu la puoi dividere in tanti tipi di turismo: la famiglia, questo tipo di persone, tutta la costa teramana fino a Montesilvano sta a posto. A Pescara ci vanno quelli che vanno a fare la caciara, nella costa chietina, quella un po' più rocciosa, più difficile, ci vanno le persone che amano la natura. Quindi tutte queste cose poi dopo alla fine ti vanno a comporre un disegno unitario. È una figata l'Abruzzo, perché c'ha tutti i tipi di costa. Il Salento c'ha quel tipo di costa meravigliosa, ok, sta a posto. La Romagna c'ha solo la sabbia, credo. L'Abruzzo c'ha tanto di più, cioè ti rendi conto? La Romagna c'ha anche un'altra cosa, un quantitativo di femmine pazzesco che porta il turista. Vabbè, su quello, insomma. Però in Romagna, ma noi abbiamo le donne baffute, dove le trovi le donne baffute? Ma noi dobbiamo avere... ma non devono venire gli uomini qua, devono venire le donne, mannaggia il demonio. Infatti, Michele, confermo quello che dici, al punto tale che Fossa Cesia
negli ultimi 2 o 3 anni ha sviluppato con degli stabilimenti che li hanno rifatti quasi tutti e li stanno rifacendo proprio per sviluppare una costa completamente diversa che è fatta di pietre, e c'è gente che le adora e che vanno a cercare un mare sicuramente diverso, perché il fondo pietroso dà una limpidezza diversa che al fondo sabbioso. Comunque mi ha telefonato adesso Maria Rita ed è assolutamente non concorde con noi, perché gli dice che le donne abruzzesi sono molto più belle. No, 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 io non ho parlato di bellezza. Io ho parlato di quantità, perché è stato scortese sia con Maria Rita che con Linda. Non è giusto. Sono due abruzzesi, doc. Tu hai detto che su ci sono donne più belle. No, io ho detto una quantità di donne, perché? Perché tutto il nord si riversa a Rimini. È Riccione, ti stai riacchiappando in qualche maniera. Oh. Aspericano, non ho capito una cosa: se è pieno di donne, cioè le donne riminesi, oppure no, pieno di donne che vengono da fuori? Dal nord vanno tutti a Rimini, cioè tu quando vai, vanno tutti a Rimini, hai capito? Perché il milanese generalmente vuole fare quella che tu chiami cacciara, va a Rimini e Riccione. Milanese, torinese e ligure vanno tutti dalla parte di qua. Vanno a Rimini. Volevo tornare un po' sui nostri passi, su quello che è il titolo della trasmissione, il social transumante. Noi abbiamo qui due espertissimi di Facebook e social in genere, anche i 99 Cosse hanno una bellissima presenza in rete ormai da tempo, anche rafforzata da quella che era Radio Ketchup e Radio C1 attuale, perché Michele Massandrea, dovete sapere che è uno speaker importantissimo di queste due emittenti che hanno fatto dell'Abruzzo un orgoglio, d'accordo? Torniamo ai nostri due protagonisti, ovvero Gino Bucci e Fausto Di Nella. Il social transumante, la nostra transumanza preistorica, chiamiamola così, è arrivata ai social. Come? Come è successo? Perché voi siete stati due protagonisti di questo. Vai Fausto, vai. Sì, vabbè, ma tu non ti sei manco presentato. Pronto? Di qualcosa, stai qua, scusa. Vabbè, inizia tu, io ascolto, no, poi... Questa cosa. Vabbè, cioè noi con la pagina, no, senza presunzione, però... Senza presunzione, però ci siamo inventati nel 2016 la festa, diciamo, basata sull'arrosticino, ma io lo chiamo in realtà un rave moderno un po' più grosso che si è fatto negli ultimi anni in Abruzzo, che ad esempio parliamo dell'edizione 2017 a Montebello di Bertone, dove la questura, che tende a minimalizzare, ha detto 15.000. Noi abbiamo fatto anche di più, insomma, eravamo veramente tanti quel giorno. E ci siamo inventati questa festa bellissima, che ha tutto un suo regolamento, tutto un suo modo di partecipare, che la rende unica e che negli anni ha portato persone a partire in autobus dall'Emilia Romagna, dalla Puglia, dalla Lombardia, per venire il giorno di Pasquetta nei comuni che indicavamo come sede di Arrosticin. Ogni anno, ad ogni edizione, tranne vabbè, le prime due sono state un po' di veramente concretizzato l'evento, quella che era la nostra idea. Ha sempre partecipato anche Gran Michele, perché insomma, io non parlo di Gino, ma io gestisco questa pagina, che non sarà più o meno di tendenza, non lo so, però quando andavo all'università a Bologna noi cantavamo io quando è buon lupano in Eloi, e non sapevamo chi fosse colui che cantava questo pezzo, e cioè per me era un idolo. Io per me stavo a Bologna, sentivamo, vedevamo i video, la comitiva, insomma tutti i pezzi che c'erano su YouTube, che allora stava nascendo, parliamo del 2000,
2005-2006 YouTube era veramente le primissime armi, noi vedevamo sti video caricati, ci casavamo, casa di abruzzesi, cioè Michele, cioè, non sapevo manco il nome, io l'ho scoperto quando io ho scritto sulla pagina per dire, io come ti ho scritto, allora puoi andare a ricacciare quel messaggio, io ti ho detto sogno che voi sognate ad Arrossi, veramente secondo me un gruppo abruzzese più interessante che io possa conoscere, quindi, insomma, quindi per me a livello di, se si deve parlare in termini come ti posso dire, moderni, di influencer, per me Michele è assolutamente, ma Bruce Morris è niente, comprendo da quello che è stato Michele per la vita mia e di molti universitari, insomma, abruzzesi in giro per l'Italia, in un periodo in cui tra l'altro la differenza di adesso era molto più difficile arrivare alle persone, era molto più difficile arrivare nella casa della gente. Cioè adesso con lo smartphone e con il computer davvero si entra nei bagni delle case. Invece allora far arrivare una cassetta, far arrivare un CD era davvero difficile. Chiudo. Quindi ecco, a Rossiland, torno a bomba, la transumanza come l'abbiamo portata? L'abbiamo portata costruendo ad esempio noi un piccolo evento in cui c'erano i 99 cose che erano dei totem, diciamo, per tutto il target poi di persone che ci viene, perché tutti quelli che vengono a Rossiland più o meno hanno stessa età, stanno tra i 15, e tra i 20 e i 40, 45 anni, insomma, beh, abbiamo fatto questa facciamo roba veramente musica per i vecchi. La transumanza online. Io direi di mettere un piccolo contributo. Mi sentite? Mi ma sentite? Può parlare Gino una volta? Ma no, Gino non parla mai. Gino andrà. Gino. No, ma tu adesso non parla mai. Hai aperto il sipario sui 99 cose su Arrostiland. Mandiamo un contributo su Arrostiland. Vai. Che ci vuole, ci sta tutto. Mandiamo quello relativo a Villa Cediera e dopodiché l'abruzzese fuorisede, che già sta scrivendo un lungo trattato sulla prossima sua orazione, andrà in onda. Intanto sta partendo il contributo. Sì, gamboreo agli occhi. Oddio. Buongiorno Italia con la brace ardente, Fausto Di Nella come presidente, con la frezzora nella mano destra, Ferfellone appeso alla finestra. Buongiorno Abruzzo, Mondaluvo il Digno, con la bottiglia di rosso Midigno, le curve a gomito a Villa Celiera, passatella da mattina a sera. Buongiorno Italia, buongiorno Maria, in Celentano la passione mia lo porto io, il lazzaretto mio. Lasciatemi mangiare a monte all'alto piano, lasciatemi contare i cerpetti al quanto stiamo, lasciatemi cantare, perché se no mo sclero, col bicchiere in mano, Villa Celiera c'ero. Buongiorno belle facce sorridenti, con la pezzana di ciancia tra i denti, buongiorno a te venuto da dove, la tiella di Pitone Ove. Buongiorno a voi guaglioni bionde lisce, a fa casina come l'impartisce, buongiorno a te sbracato sotto al sole, sta attente di la concia viole. Buongiorno Italia, buongiorno Maria, scostumata la passione mia, lo porto io, il lazzaretto mio. Lasciatemi mangiare a monte all'alto piano, lasciatemi contare i cerpetti a quanto stiamo, lasciatemi cantare, perché se no non sclero, c'è lì.
Eccoci qua, siamo tornati. Eccolo là. Eccolo là. Vabbè. Bravo Giovanni, bravo, bella canzone, bella canzone. Io paghi i diritti. Io volevo solo dire che se chiamavate un impiegato del catasto era più partecipativo di Gino, guarda. No, allora posso dire, Gino è un uomo di penna. Gino è un uomo di penna. Gino scrive, non dice, però quando scrive dice una frega di cose. Questo è l'unico complimento che gli potrei fare. Non lo ingabbi in una trasmissione, ha da scrivere. Gino è un giornalista, possiamo dirlo, Gino? Ah, non ho mai pagato il patentino, quindi in teoria no. No, non te lo fare perché ti costa una frega di soldi. Bravo. Oh, ma avete mangiato voi a proposito? Come no? Gli arrosticini. Quali sera gli arrosticini? Io devo dire una cosa, rientrato dall'ospedale, appena mi sono negativizzato, ho ordinato gli arrosticini da sport. Ecco. È stata una cosa meravigliosa. Gino. Porto. Gino. Sì. Eccoti. Adesso di qualcosa, perché sennò veramente invita. No, io aspetto il mio turno, non è che non voglio. Tocca a te. Ma lui vuole la domanda, lui vuole la domanda. Ma la domanda gliela sta fatta da Giovanni, Sull'Abruzzo transumante, cioè sul modo di descrivere l'Abruzzo, non lo so. Io intanto ringrazio Michele. Roberto ti aveva chiesto inizialmente, ma ok, è vero, ti conosciamo un po' tutti, però considera che questa è la nostra trasmissione, ma in tutto il mondo, e c'è anche qualcuno che non ti conosce. Cioè, tu in realtà sei come Fausto. Sì, cioè siamo diversi. Diversi, certo. No, come Fausto, come Miglia, come beh, mica tanti, c'è tutto il pizzetto. No, dico, no. Come diffusione, bene o male, siete chiaramente con contenuti diversi. Ma Gino, che cosa ti differenzia da Fausto? Un po' troppe domande, cioè, comunque. Mo l'ho cazzato. No, volevo ringraziare Michele perché ha colto molto bene il mio spirito, che non è di... ma so proprio così, che non mi escono le parole, ecco, non... Quando scrivo è diverso, pure se scrivo male, però mi escono tante cose scritte. Sei quando fantastico parlo, no. Quando scrivi, sei il migliore. Io ma non è vero, ma non è quello. Leggo solo te, sei grandioso. È un problema tuo questo. Gino, ti posso dire una cosa? Certo. Prima ti stavo per dire un uomo di penna, cioè ho detto un uomo di penna, però prima stavo per dire un uomo di tastiera, che però pare brutto, pare bruttissimo un uomo di tastiera, perché dopo sai quella cosa. Però vabbè, è chiaro, però quella è la tua cosa, no? Te la riconosco. Ma hai stracciato il cuore in un paio di situazioni. Sai quella cosa, facciamoci le pippe a vicenda, no? Me l'hai stracciato quando raccontavi la prima parte del lockdown, quando la storia del tonno che tutti hanno ripreso, eccetera, eccetera. Però quelle cose le restituisci in maniera molto, molto immediata, e quella è stata la cosa fregna. Poi per il resto, insomma, buon per te. È chiaro che quando ti ritrovi in una trasmissione radiofonica ci sono dei piccoli problemi, una trasmissione audio, video, quello che è, o no? Ma adesso sì, partecipa no. Anche come inviato a una trasmissione radio. Lui è timido, non lo dice, ma è diventato inviato di una trasmissione. Capito? È l'uguaglione. Ah, la trasmissione finta di Fausto, quindi il lunedì alle 7 di mattina. No, mo avete detto tante cose, io sto più confuso di prima su cosa dire, però nulla, cioè, sì, io la pagina la seguo e la curo fondamentalmente perché mi piace scrivere, è quello, quindi, e poi mi piace avere un contatto con la gente che, essendo timido, non riesco ad averlo magari di persona, e quindi ce l'ho tramite appunto i loro messaggi, i loro commenti. Io poi mi leggo tutti i commenti, sto lì, ci passo le giornate, infatti c'ho pure una certa età, ma sono ancora un universitario. E quindi niente, questo. E poi l'Abruzzo viene di conseguenza, perché
vabbè, mi è sempre piaciuto parlare anche delle cose mie più piccole, dei paesi, della storia del dialetto, appunto, tramite quello che faccio a casa o i miei genitori, quindi non ho mai avuto grandi, cioè mi è sempre piaciuto stare a casa a me fondamentalmente e seguire le cose del mio paese e quindi della mia regione. E poi, volendo scrivere, avendo questa passione, la cosa è andata avanti, insomma. Ma ci stanno le persone che ti dicono male? Cioè, ma in realtà che... no, devo dire. No, lui è il buono, Fausto. Cioè, Gino è quello che comunque fa... Vabbè, ma cioè, perché uno... Cioè, io sono mezzo fallito, sono sfigato. No. Cioè, sto fuori corso di 3 anni, tutto quello che faccio lo faccio gratuitamente. Cioè, quindi perché se mi dici male sei un pezzo di merda, perché non me lo merito sicuro. Io sono un pezzo di merda, te lo dico, perché a me molto spesso mi hanno detto di male. Però mi hai detto bene prima. Quindi. Sì, per certe cose sì, per certe... No, vabbè, è chiaro, il lavoro tuo è quello, no? Cioè, no, non è il lavoro tuo, è la passione tua, è bella, è divulgativa, porta delle conoscenze, però lo sai che ci sta l'invidia, ci sta la gente che vuole cercare anche di avere... Vabbè, ma io penso... No, sì. Cioè, penso l'invidia, se uno ci guadagna qualcosa o ha una certa ambizione. Io l'unica ambizione è scrivere di quello che mi pare, come mi pare. Cioè, non ho mai spammato nulla, non ho mai pubblicizzato niente, quindi è proprio tutto, si vede che è casereccio, quindi la gente non riesce manco a provare invidia, perché lo vede che è tutto naturale, insomma, non è artefatta la cosa. Ho capito. No, perché a Fausto invece magari è successo, no? Ma Fausto è più coraggioso, si pone in maniera diversa, ha una sicurezza anche economica e di lavoro diversa dalla mia. Cioè, è un uomo. Ha degli studi legali tipo Northern Rose dietro, che lo tiene. No, io ce l'ho veramente, tra l'altro sono anche partiti oggi per una questione, sempre di Abruzzo, di Morris, ma ce l'ho veramente perché ci sono. No, però io volevo capire una cosa. Prima di tutto, cioè, le pagine si aprono quando uno non c'ha un cazzo da fare, poi si tengono se uno le riesce a tenere. E io pure non è che stavo in grandi acque quando abbiamo aperto Abruzzo di Morse, altrimenti non avrei aperta se ci avevo da fare. Quindi poi nel senso, non che da Abruzzo di Morris io abbia guadagnato o altro, però per dire che non è che devi essere ricco, anzi... Era per dire sulle sforze. No, io invece volevo sapere se ti arrivano proposte indecenti sulla pagina, perché visto che ti amano tutti, vorrei sapere se le ragazze abruzzesi si candidano. Ma questo forse... Cioè, più che ragazze, il problema, fra virgolette, il problema è che sono quasi tutte signore attempate. Ecco. Quanto? Poi, cioè, vado molto forte fra le signore di una certa età, che chiaramente sono... I famosi MILF. No, magari. No, qua siamo nel discorso granny, guarda. Ah, proprio Gino. Vintage. È una questione ovvia, no? Cioè, nel senso, parlando di cose anche tradizionali, un po'... nicchia, per chi non le conosce, manco le segue, non gliene frega niente di certi discorsi, quindi è chiaro che si affezionano soprattutto donne mature. Gino, che dico? Non ho capito. Non dico niente, ti desse la sposa mia, cioè la figlia mia, che ne so, mi vogliono offrire la figlia, queste cose. Ma che culo! Cioè, comunque... Ma sempre per scherzare. Gino, sei pronto per Radio C1 allora? Cioè, io te lo dico. Mo mi sono sciolto. Beh, meno male. No, sei pronto per Radio C1, te lo dico a questo punto, perché secondo me se quello è il tuo gruppo di ascolto, ci vai abbastanza potente dentro. Però visto che il fatto che le signore ti vogliono ammollare le figlie, già questa è una cosa buona per te. No, è molto particolare il fatto che hai detto Gino, e io ti credo, come l'ha detto anche Fausto, e come immagino anche Michele, che andate a leggervi tutti i commenti che vi fanno. Io ho visto anche 2-3 mila commenti, cioè una cosa, un lavoro veramente importante che vi porta via, tra l'altro, tantissimo tempo, perché immagino che, perché poi magari alcuni devi commentare,
Guarda, io tipo oggi il post, ho fatto un post su D'Annunzio, che è un argomento un po' che già mi metteva l'ansia, no? Perché è sempre abbastanza divisivo. Io ci ho perso almeno 3 ore. Cioè, mi sono riletto tutti i commenti, devo vedere. Cos'è Matt, no? Infatti, ma io non scherzo quando comunque mi dà anche delle soddisfazioni dal punto di vista così, non di soldi, ma di umane, insomma. Dobbiamo uscire di casa, insomma. Questo. Alla fine questo. Tanto sono orribile, mo l'ho visto. Vabbè. No, perché? I capelli tutti storti, vabbè, dai. Ragazzi, vogliamo mandare altro contributo, giusto per tenere il ritmo? Casa Maria! Mamma, mamma, mamma Maria, mamma, 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 mamma Maria, mamma. Tanti auguri Giovanni, tanti auguri a te. Va bene, auguri anche a Giovanni. Ma anche perché era in siamo in onda, siamo in onda. 2 giorni fa era il tuo compleanno, Giovanni. Forza! Ecco. Auguri Giovanni, auguri. Grazie, grazie, grazie tante, ci tenevo. Io invece sono contentissimo che ci ha raggiunto Maria Rita, benvenuta Maria Rita, come stai? Ragazzi, scusate l'ora infame, ma è stata una giornata un po' complicata. Permettetemi di salutare gli ospiti che non ho mai incontrato di persona. Non ti perdi niente, amore, stai parlando di... È andata bene, insomma... Sono così, insomma, non è che siano bellissimi. Insomma. Mi stavo preoccupando poco fa perché saluto intanto Fausto, Gino e Michele, prima o poi ci incontreremo. Devo fare un mea culpa, faccio outing, come diceva una signora vicino a casa mia, outfit. Faccio outfit. Io outan. Sono mai stata a Villa Celiera. Aia, allora che sei entrata a fare, scusa? E molto meno, perché qualcuno, Giovanni e Remenà, scusate, regolarmente ogni sera, non sono mai stata nel ristorante della signora Maria, però ho visto che era seguitissima, però sono abruzzese, assolutamente, doc. Ma ti piacciono più gli arrosticini o le mazzarelle? Arrosticini tutta la vita. Ok, allora puoi stare, benvenuta. Posso dire un'altra cosa, outing, io le mazzarelle non... Sono toste. No, mia mamma le fa spettacolari, mio fratello divora anche la mia porzione, quindi va bene così.
c'è problema. E sentivo un sacco di racconti, è stata bella la festa di compleanno. Ti hanno fatto la festa, Giovanni? Sì, ma io ho avuto l'onore di ballare con la scostumata. Poi lì ho messo solo qualche secondo perché c'è Emilio Fede qui in backstage che mi manda tanti insulti, ma Emilio Fede sarebbe... Avete capito chi è? Riccardo Crinco, no? Non è che io ti mandi gli insulti, da oggi te li manderò in diretta. No, è che abbiamo fatto gli auguri di compleanno in un giorno, secondo me è sbagliato, però è una cosa che poi... No, vabbè, ma quello fa... Dopo, no? È un filmato virale, ha migliaia di visualizzazioni sul mio canale YouTube, quindi ci tenevo a mandarlo, anche perché è un bel contributo, un bel omaggio... Alla memoria di Maria la Scostumata. Tra l'altro ho preparato anche il mio ballo personale con lei, proprio abbracciato a lei, con My Way cantato dal mio compare di nozze Rocco Rosini. Ci sono fatti i fatti tuoi, insomma, stasera. Rocco Rosini ce lo ripropone anche stasera, no? Già c'era proposta una volta, Rocco. Basta. No, lui non lo sopporta perché, siccome gioca a calcetto con Rocco, e Rocco gli fa i tunnel a Riccardo, allora gli sta un po' simpatico. Giovanni, io mi sono resa conto, ascoltandovi prima di entrare, perché vi stavo seguendo comunque tra una cosa e l'altra, che io rientro nella fascia di età delle molestatrici del Regino. Signore, che lo vogliono a casa. No, scherzo, non a caso nessuno, mia figlia è troppo giovane. Però io ci credo a sta cosa, che i ragazzi qui presenti, signori ospiti, ragazzi, perché sono ragazzi eterni, come Paolo, come Roberto, come Riccardo, pure come te, Giovanni, ragazzi eterni, siano perseguitati, tra virgolette, da ammiratrici di ogni tipo, che in realtà vogliono farsi il selfie insieme a loro. Proprio. Non ci credi? Io sono dell'età delle utenti di Gino Bucci. Ormai sono vintage, sono da Radio C1, come ha detto Michele prima. No, io li seguo, mi diverto, pur non avendo purtroppo modo di interagire più di tanto. E ogni tanto ho scritto qualcosa, mi pare, sulla pagina di Gino. Ogni tanto qualche compagno ci è scappato. Non confondiamo Gino con Gino di Radio C1, Gino l'abruzzese fuori sede. Gino Silvestri e Radio C1, attenzione. Sì, stai fermo. Voi vi divertivate con i fasti radiofonici che tu stai citando, io non ero in questa regione. Buon per te. Ero l'abruzzese migrante. Buon però migrato al sud, non al nord. Poi sono eri pure tu fuori sede, dai. Molto fuori sede, più fuori che sede. Ma stavi in una splendida radio, insomma. Sì, diciamo che ci stavo anche bene, abbiamo fatto nascere belle cose, abbiamo visto il mondo cambiare da lì, perché erano gli anni in cui cambiavano tante cose anche qui. E tantissime cose poi si sono evolute, siamo ancora in contatto con tutti e la Marcord è sempre bello. E poi il web può aiutare in tante situazioni, voi siete stati brillanti nello scegliere questo veicolo perché avete saputo trasportare la vostra essenza adattandola a questo mezzo, a questi mezzi. E divertente anche vedere come ci si evolve. Pecorelle appresso, transumanze avanti e indietro, però sempre al passo, sempre col linguaggio giusto, anche perché la clientela, diciamo il pubblico che segue è sempre più giovane. Sembra anziano, sembra, ma ci sono i nipoti e io lo vedo a scuola, i nipotini. Gino, una domanda così per quello che hai detto prima, hai mai pensato di scrivere un libro? Beh sì, però prima mi devo laureare, insomma. Perché ride? Sto ragazzo c'ha un problema, si deve laureare. Avete capito che questa è la sua più grande genialata. Signore, Gino Bucci ha 46 anni. Pare. Sì. E nessuno gli può dire niente. Ma in realtà no, io ho fatto anche altre cose, mo ci scherzo, non è quello. Però vabbè, a me non, quello che è già pubblicato su Facebook mi sembra uno sputtanamento prenderlo e farci un libro, come mi hanno proposto anche alcuni. E quindi per fare un libro io dovrei riscrivere da capo una cosa originale, quindi ci vuole tempo e per mo non me la sento, però... Quando sarà il momento? Chi però che... non è che devi puoi anche farlo un pezzo alla volta, non inizi piano piano. Ma io sono un po' strano.
Ma è la tua bellezza quella, Gino. Scusa, mi devo concentrare su una cosa alla volta. Trovami uno che fa il suo mestiere, uno dei mestieri qui intorno, che è normale, cioè non lo fai. No, non ho capito. Trovami uno di quelli che fa uno dei semestieri nel quadratino che sia normale, non lo trovi? Che siamo normali noi? Giovanni, sei normale tu? No, adesso non esagerare, Giovanni, no. Stai parlando di me? Stai parlando di me? Paola, tu devi tacere, io sono gelosa di Paola. Voi l'avete conosciuta Paola? Non è ancora arrivata. Ah, non lui è Paolo, ma è anche Paola. Loro non sanno di Paola. Pazzo. Senti, Maria, fai qualche bella domanda a questi balli giovani. Io mi sto abusando di voi, nel senso che sto utilizzando la vostra energia positiva per tirarmi su, che è stata una giornata emotivamente molto tosta. Però, come diceva bene Riccardo, show must go on. Quindi, se Riccardo, detto Ricky Rib, qualcuno chiederà perché Riccardo Costola. Che qualcuno me le ha rotte le costole. Indovinate chi? Ormai lo sanno tutti, è virale la cosa. No, loro tre non lo sanno. No, ti vuoi mettere a raccontare tutta la storia? No, no. Fermi, che qua siamo sulla RAI praticamente. No, su questo argomento. Invece io una cosa vi volevo chiedere un po' tutte e tre. Che cosa vi ha messo in contatto, visto che vi conoscete? Vi siete chi ha chiamato l'altro? Cioè, ci sarà stato un contatto? Inizio io. No, io Michele, vabbè, lo conosco come per il suo gruppo, ma non ho mai avuto il piacere dal vivo, e da stasera sono ancora più invogliato, visto le sue belle parole. E Fausto, niente, mi ha cercato lui per farsi pubblicità, più che altro, alla fine, non è che... E quindi adesso collaboriamo il lunedì con questa cosa, lui ha creato questa radio, ma magari ve lo racconterà. Parliamone, non siamo gelosi, parliamone, dai. Vai Fausto, vai. Io ho contattato Michele, l'ho già raccontato prima, perché insomma... Abbiamo fatto il primo a Rossland che aveva adesso collaboriamo il lunedì con questa cosa, lui ha creato questa radio. Attenzione, abbiamo fatto il primo a Rossland in cui insomma non stavamo proprio a zero di fondi. Io ho detto, ma devo chiamare 99 cose, chissà quanto mi chiedono, sono troppo famosi. Invece in realtà con due bottiglie di vino ce l'ho fatta. Però insomma cercato assolutamente io e rivendico. Poi tra l'altro ricordo benissimo che lui mi disse: ti va se scriviamo una canzone per la festa? Ma io gli rispondo: wow, noi non abbiamo i soldi pure per la canzone. No, non ti preoccupare, cioè non c'è budget, sai, la frase famosa. No, la faccio. Ci fu la prima canzone che fu la prima volta che qualcosa pubblicato sulla pagina Bruce di Morris mi tornò su WhatsApp da mia madre con la canzone. Cioè io non avevo mai mia madre, che non sapeva allora che cosa fosse Abruzzo di Moro, ma non per qualcosa, perché non era interessata alla cosa, non c'avevamo anche un posto, c'era solo WhatsApp, quindi 2016, per la prima volta mi mandò il video di All'arrostaggio col karaoke e mi disse: hai sentito questa bella canzone? Cacchio, io ho detto, l'ho commissionata, tra virgolette, sono anche cantato. L'ho commissionata io, e quindi fu la prima volta che mi tornò indietro, diciamo, mi rientrò dalla finestra un contenuto. E invece Gino, sì, io l'ho chiamato perché mi ricordo se dovevo pubblicizzare qualche cantina, insomma, però lui, cioè, io contavo sul fatto che siccome lui un po' fessacchiotto ci cascasse, però c'è cascato alla fine, non... Non me l'ha pubblicizzata la cantina, mi sa, mi ricordo. Il cammino forse mi ha pubblicizzato, ma ti ho mandato il vicepresidente per farlo. Io non mi sono sporcato, diciamo, come si suol dire. E adesso, sì, adesso la mattina, alle 7 di mattina di ogni lunedì, facciamo questo programma, chiamiamolo così, io lo chiamo programma radio... video radiofonico lo chiamo, che facciamo sulla pagina, semplicemente alle 7 di mattina, lo facciamo per Abruzzo che produce, e lo facciamo per far svegliare Gino, perché mio nonno diceva sempre che come ti alzi il lunedì va a finire la settimana,
se tu ti svegli il lunedì, ti svegli presto, poi la settimana è in discesa. Quindi a Gino, come si deve laureare, gli abbiamo detto inizi a svegliare alle 7, che così. Ma quindi una rassegna stampa praticamente di che cosa? Sì, poi invitiamo un po' di amici, insomma, li facciamo partecipare. Abbiamo avuto Gino, lunedì prossimo abbiamo un paio di ciclisti noti. Gino poi è diventato inviato, infatti come dicevo lui ogni lunedì si presenta con l'abruzzese del giorno e parla di un abruzzese, però non è un impegno, ci tiene a chiarirlo perché lui nella vita non si prende impegni, quindi se si sveglia lo fa, se no no. Fausto, ma dillo pure, dillo, non avere problemi, quando ci ospiti lo puoi dire anche questa sera, dai. Quando... guarda, il prossimo lunedì con grande piacere, noi lo facciamo da un ristorante, non so se conoscete, Senza San Vito, poi faccio pure la marchetta, che praticamente Filippo De Santis, il proprietario, insomma, se conoscete l'angolino sempre che sta a San Vito, lui ha fatto per anni l'animatore, ha fatto Radio Delta 1, anche un sacco di programmi, cioè, ha sempre avuto questo. Come si chiama? Come si chiama? Filippo De Santis. Filippo. Ah, sì. Esatto. Quindi cioè, la sala del ristorante l'abbiamo adibita a studio, diciamo, per fare questo programma. Siamo in presenza, cioè abbiamo pure il plexiglass e chiamiamo telefonicamente gli altri, tutti gli ospiti che abbiamo, li facciamo intervenire telefonicamente. L'altro giorno abbiamo avuto la festa della donna pure la Priante, che è una cara amica che lavora all'ONU a Madrid, e avremmo dovuto avere, ecco, ci ricolleghiamo al tema della serata, avremmo dovuto avere anche Maria, perché praticamente durante la settimana avevamo contattato la figlia il lunedì, martedì, e lei era riuscita a convincerla. Maria aveva detto che l'8 marzo sarebbe intervenuta telefonicamente. Poi il sabato sera la figlia ci ha mandato un messaggio dicendo: la mamma non se la sente, non si sente bene. E noi avevamo pensato che fosse una scusa, o meglio, non si sa, non se la sente, non si sente bene, preferisce non farlo. E poi dopo due giorni, insomma, è successo quello che è successo. Ma comunque è stato, Fausto, è stato più facile invitare la collega dell'ONU che Maria. A voglia. Maria, cioè, tre giorni di corteggiamento. Perché, poi chiudo con questo aneddoto, poi vi saluto se posso. Insomma, nel racconto che stavo facendo all'inizio della puntata volevo un po' concluderlo. Ci sono andato una volta prima di aprire la pagina, l'ultima volta in realtà ci sono andato nel 2019 agosto, avevamo già fatto a Rossi da una villa celiera, e ci fu un piccolo caso diplomatico perché lei era assolutamente contraria ad Arrostina, perché diceva che gli avrebbe bloccato il flusso delle macchine che dovevano salire a Villa Celera, perché Villa Celera, lo sapete, per salire al Voltigno da Maria una strada è, o si passa per Villa Celera o niente. Lei era assolutamente convinta che noi gli avremmo bloccato la giornata di lavoro. E quindi, ma ci fu veramente un caso col sindaco che dovette salire 3-4 volte, insomma si era veramente arrabbiata. Ce l'aveva con Abruzzo di Morris, con Rostiland, perché questi mi rovineranno tutto. Poi il sindaco, il buon Domenico Vespa, che è una persona veramente in gamba, riuscì a fare un piano traffico alternativo facendo passare una carrareccia le macchine che dovevano andare da Maria, insomma un casino, tutto andò bene. Ad agosto andammo con un po' di amici al ristorante, finito di mangiare, e tra l'altro oggi l'abbiamo scritto sulla pagina, io non sono stato un grande frequentatore, ma a me la cosa che davvero mi rapiva di quel locale, quelle volte che ci sono andato, era che Maria decideva l'atmosfera che si doveva respirare. Se Maria stava incazzata, c'era un'ora di silenzio e di tintinnio solo delle forchette e dei coltelli, e tutti stavano zitti nell'attesa che Maria dicesse qualcosa. Appena qualcuno invece azzeccava una battuta con lei, insomma, faceva qualcosa, partiva la festa. La cosa bella è che questo umore del locale poteva cambiare pure 3-4 volte, perché bastava il milanese di turno che aveva letto su Abruzzo di Morris che Maria era una che rispondeva così e si poneva in maniera artificiosa e non spontanea, e Maria ti bastonava davanti a tutti e calava il gelo. Cioè, io sono capitato due volte in questa situazione, era bellissimo. Maria era veramente il suo regno, dettava proprio
il clima che c'era, che respirava, veramente bellissimo. Fausto, se posso diciamo rafforzare questa tua teoria, che poi è la realtà di quello che si respira a Bar Le Querce, perché io lo conosco così, Bar Le Querce, per sapere se sei simpatico o simpatica a Maria, devi chiedere o gli arrosticini di Coratella oppure devi chiedere le salsicce. Se ti porta le salsicce o gli arrosticini di Coratella, significa che sei entrato nelle sue grazie. Altrimenti queste percezioni psicologiche ti vanno un po' a fare fottere. Te lo posso proprio certificare per iscritto. Vai, vai, continua. Quindi parlammo, ci sedemmo un po', Maria, facciamo una chiacchierata, lei mi raccontò dei parenti a Fossa Cesa, perché noi parliamo della costa di Trabocchio, Ortona, di tante cose. Io non dissi niente di Abruzzo, di Morris, di Rossi, non dissi assolutamente niente. Una volta che avevamo quasi finito, mi disse: Maria, ma ti posso dire la verità, io sono Fausto, Abruzzo di Morris. Mi guardò, veramente una persona tradita, si era sentita tradita. Ho fatto: Maria, perché altrimenti poi sembrava uno show. Lei capì e mi disse questa frase: ti sono dette tanto di chilo male per Rosteland, perché diceva Rosteland, e mo mi dispiace perché sei una brava persona. E questo mi è rimasto. Poi un'altra cosa, davvero chiudo, insomma, mo lo voglio dire perché insomma non c'è più, ma mi fa veramente piacere, perché ecco, poi la sei in un confessionale, puoi dire quello la che voglia è... la voglia della pagina, cioè le cose che faccio sulla pagina a me non devono essere mai fine a se stesse. A me è sempre piaciuto fare delle cose che poi dal digitale si trasformassero in qualcosa di reale, e a Rossiland è questo, cioè tutta una community che seguiva quella pagina che si ritrova il giorno di Pasquetta in 10.000, in 15.000, cioè dare sostanza a quello che uno scrive al di là dell'esercizio fine a se stesso. E il sindaco di Villa Celiera, quando andammo a parlare per Rossiland a fare di lì a poco, era febbraio forse, mi disse che in realtà Maria era contenta perché una pagina, la conoscenza di Maria con la pagina nasce per una festa della donna in cui noi realizzammo un meme con Maria is for men e Marilena is for boys. Marilena è vero. Della pecora. Noi facemmo questo meme che andò girando in una maniera assurda, era sempre inizio 2019, fine 2018. Cioè, io per sbaglio l'ho mandato a tutto il gruppo parrocchiale. Esatto. Però Maria confessò, o meglio, si sapeva, un po' lo confessò pure lei, che prima di quei 3-4 post che abbiamo fatto con la pagina, il locale era un po' in sofferenza. Da quando facemmo quei post, iniziamo a far scrivere alle persone gli aneddoti, perché sono 5-6 post, veramente io vi consiglio di andare a leggere, perché per i commenti che ci sono dei clienti che ci sono passati nella storia, sono veramente, guarda, qualcosa, io rido per ore da solo, mi è successo solo con il fatto dell'Islanda, di ridere per i commenti sotto le pagine. E lei disse, ammise, che grazie ad una pagina X che aveva, insomma, aveva riacceso questo flusso, erano tornati moltissimi clienti che invece un po' si stavano perdendo. E questo per me fu una cosa molto molto bella, non glielo mai, insomma, non gli dissi qua sono io quello che, però insomma, per me fu molto, guarda, bello. Hai detto una sacrosanta verità, perché anche il nostro ex collega Bruno Barteloni ebbe modo di scrivere un articolo sulla consegna della nostra targa. La DJK ha regalato, ha omaggiato una targa a Maria relativa all'Università dell'Arrosticino. Quell'articolo pubblicato sul pescara.it ha ricevuto i complimenti dell'editore, ma proprio migliaia e migliaia di visualizzazioni. City News è stata contentissima. City News è l'editore del pescara.it. Un articolo stupendo che tuttora è cliccatissimo in rete, lo potete cercare su pescara.it, UDA, Università dell'Arrosticino. Meco, no, ma questo era un po' l'aneddoto che volevo raccontare dell'esperienza con Maria, che
avremmo dovuto avere ospite per la sua prima intervista telefonica quel lunedì, e poi invece purtroppo non ce ne sarà un'altra. Io vi volevo dire una cosa. Io sono reduce da una brutta esperienza ospedaliera e non riesco più a stare in trasmissione, perché non ce la faccio. Sono proprio crollato, perché mi rendo conto che mi affatico molto, perché non ho ancora la capacità polmonare normale, quindi dopo un po' faccio fatica proprio a tirare il fiato. Quindi vi saluto, vi auguro veramente tante cose, spero di rivedervi prestissimo, ma io purtroppo devo chiudere perché proprio fisicamente non riesco a reggere. Ringrazio 99 Cosse, veramente spero di vederti. Fausto, Gino, tu sai che per me sono un fratello minore, quindi io ti voglio tanto bene, spero di veramente di vedervi presto. Maria Rita, Roberto, Paolo e Giovanni, perdonatemi, ma fisicamente non ce la faccio. Quindi vi auguro tutto, ci sentiamo più tardi domani, perché io adesso sono obbligato a dovermi stendere. Vi saluto, grazie di tutto. Ciao Gino, ciao a tutti. Ciao ragazzi. Buonanotte Riccardo, riguarda. Ciao, buonanotte. Grazie. Dai, anche stasera ce l'ha fatta, perché comunque è il 22:30, chiudiamo, quindi niente. Salutiamo Paola, abbiamo visto Paola. Ragazzi, fa scappare Ricky. Scusate. No, Ricky adesso non sta benissimo e deve riposarsi. Paola, tu lo stressi, Ricky. Stavo guardando la pagina che stavate commentando e il programma si chiama Ask Chris. Ho visto la puntata 1, poi mi devo guardare per bene. È una delle espressioni abruzzese che mi piace da morire. Paola, ma tu ci andresti ospite se ti invitasse Fausto? Sii sincera. Paola? Oh, eccomi, no, ma il microfono non mi... Si sente adesso? Sì, benissimo. No. Aspetta, scusa, ho sbagliato. Si sente adesso? Ma perché queste cose? Oddio, qual era la domanda? Andresti ospite nel programma radiofonico di cui stava parlando Fausta e si chiama S Quiz alle 7 di mattina, però di lunedì. Parlava di collegamento continuo con Michele, ma non sa, ha invitato incautamente Giovanni alle 7 di mattina, la vedo nera. Allora Fausta ha detto che lui adesso crolla e va a dormire perché si sveglia presto. Per me inizia adesso la vita. Lo so, ti conosciamo. Ma va? Allora, riconosciamoli, era la trasmissione, riconosciamo. Ma quello lo faceva Riccardo, riconosciamo. Stasera non mi sono potuto esprimere, vabbè. In studio e fa il programma con Fausto e gli altri. Allora, se lo registriamo di notte e lo rimandano, va benissimo. Qui siamo dei vampiri, praticamente. Faccio la storia, posso raccontare la storia della musica? La cosa abruzzese, la storia della musica tu. La musica abruzzese. Voglio vedere la musica abruzzese, rifammela un po'. Ma là si può mettere la musica. No. Nella trasmissione non possiamo mettere niente perché altrimenti ci bloccano tutti. Guarda. Non è radiofonica nel senso. È una talk radio. Anche il podcast su Spotify, insomma, carichiamo tutti. Esatto. I mezzi, insomma, che più o meno è ancora uno dei limiti del sistema web. Però Giovanni, oddio, che sa, noi abbiamo Michele che ottempera un po' di live. Cioè, qual era il problema della musica abruzzese che state? Michele, fai passare dietro il filo, sennò fai casine. Ecco. E dopodiché silenzio tutti, microfono a Michele. No, chi è che stava parlando di musica abruzzese poco fa? Paolo. No, io non ho detto musica abruzzese, io ho detto musica nella storia delle discoteche in Abruzzo, volevo intendere io. Vabbè. Ah, e allora appoggio tutto. No, va bene, vai con la musica abruzzese, dai, Michele. Dai. Un pezzo. No, te lo ricordi... com'è che si chiama? No, che Gio di Tonno, c'era quel tizio, c'era un signore ai colli che Copertino si chiama di Febo. Bravo, cioè quello che cantava quelle canzoni, quelle da cantina, quelle e glucche quando è belle madonna le scucche, esatto. Alla mattina presto bufalo delicato
E lo bicchier di vino, lo pane ci inzuppate, attorno allo viale, e incontra il zio Pasquale, che porta la bottiglia di nascosta dalla via. E crucche, 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 moto di sinte, madonna di scocche, miriucci piani piani, gli ha sciambato la tamigiana. Glucche, 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 moto di sinte, madonna di scocche, miriucci piani piani, gli ha sciambato la tamigiana. Una roba del genere più o meno era giusto. Bravo, bravo. Ecco, scusate, facciamo un applauso a Michele, dai. No, ma soprattutto, dai, che se lo merita. Ci ha messo la faccia e anche il cane. No, soprattutto, ecco. Somigliava al mio. Che si chiama Klaus. Del Giova. Klaus. Klaus il migliore. No, vabbè, volevo dire che dovevamo salutare un po' le persone che ci avevano scritto sulla diretta. Roberto, ce l'hai davanti lo screen? No. Giusto, qualcuno? Io ce l'ho. Vai. Corre. Non vedo tutte le condivisioni, però vedo quella di Oresto in chat diretta. Ci ha salutati fin dall'inizio Roberto Cabrini, che ci segue sempre, Nunzio Confalone, col signor Giovanni da Dario, che ha ribattezzato e anche dato al signore Giovanni, attenzione. Mirko Serraiocco, è felice di rivedere Riccardo, bella questa cosa. E un salutone anche a Chiara Serraiocco, che sta lavorando negli Stati Uniti, quindi porta alto il nome dell'Abruzzo in generale, dell'Italia, soprattutto, non soltanto di Pescara. E altri commenti di Roberto. Aspetta, c'erano un paio di signore. Giusi Fritz Fusco, ciao Giusi. E ancora Maura Amoroso, vabbè, io stavo rompendo un po' le scatole. Un Nunzio Confalone dice che Paolo Sala deve fare il serio. Paolo, che rispondi? Aspetta, sì, Nunzio è un mio amico di vecchia data che non vedo forse da 30 anni, quindi forse si ricorda male di me. Non sono mai stato serio io. Non vedo le altre chat perché io sono... C'erano delle domande, o sbaglio, o delle affermazioni. Michele, ti aspettiamo al Cavalluccio. Chi è che ti aspetta al Cavalluccio? Michele? Esatto, non la vedo. Maura, non lo so. Maura Amoroso, ti aspetta al Cavalluccio. Grande, no? Ciao Maura. Maura, quando volete voi, cioè tu e Fausto, ovviamente. Va bene. Spiegate a una forestiera di quelle zone che cos'è il Cavalluccio. Credo che sia un trabocco, credo, se no, ho capito bene. Beh, allora il Cavalluccio, sì, è la zona di Fossa Cesia, dove c'è anche il ristorante, no? Michele, mettiti in campo. Un principato autonomo tra Rocca San Giovanni e Fossa Cesia. E sì, solo se parli la lingua. La Monte Carlo della zona. Sì, più o meno sì, nel senso che vi abitano solo i traboccanti, davvero, praticamente, pescatori, e ci abitiamo anche noi, io e Mauro. Terra di conto. Molto amato da Sergio Andrini. Esatto, dove c'è lo stabilimento, il ristorante, il trabocco, e, insomma, tutta la zona è chiamata del Cavalluccio ed è metà tra Fossa Cesia e Rocca San Giovanni. Sì, infatti ci sono stato per quello. Ragazzi, io prima di chiudere questa trasmissione, che sta andando verso la fine, voglio raccogliere una promessa da parte di tutti voi, soprattutto di Gino, perché lo vedo un po' più sornione. Praticamente, quando torneremo liberi, d'accordo, come pecore sul tratturo, ci dobbiamo riunire da Maria, ovvero dagli eredi di Maria. Che ne dite? E facciamo una bella trasmissione. Seguis, io resto in chat, tutti da Maria. Ma proprio tutti ci dobbiamo stare. Io intendo quelli qui presenti stasera. Che ne pensate? Riesco a estorcere questa promessa, questo contratto? Giova, è un anno che dobbiamo organizzare la cena con tutti gli altri. Offro io. Aspetta, registra. Premi rec.
Okay. No, vabbè, in caso di offerta io confermo sicuramente. No, io no, io metti a registrare Giovanni, perché adesso, cioè, dammi permessi, perché devo fare questa cosa, non la possiamo registrarla, è importante perché voi non conoscete da Dario, è un noto ma io non ho sentito la promessa di Fausto. Gino si è già esposto. Io non ci vengo, ti dico perché, perché come mi è successo per un noto locale a Corso Mantone a Pescara, quando se n'è andato Giovanni ho deciso di non andarci più, perché il mio ricordo è con Giovanni e basta, e che non è che, insomma, semplicemente c'è tutta l'attività, e allo stesso modo io da Maria non ci torno in quel posto, per quanto potranno essere bravissimi, però il mio ricordo deve essere con Maria. Ma parli di Giovanni, parli della Taverna 58, di che parli? Vabbè, mo non voglio... No, no, vai, tranquillo, poi... Di dove mangiavi lo zabaione? Sì. Ci andavo molto spesso. E allora, però... da loro ho deciso, ma adesso saranno bravissimi, quello che ti pare, però devo rimanere col ricordo di Giovanni che mi faceva lo zabaione. Per saperlo dobbiamo ancora aspettare, comunque. Vediamo. Siete dei romantici. Mamma mia, siamo romantici. Vabbè, sì, sì. Comunque c'era anche scritto qua una certa Rosanna Pasero, ha scritto che l'abruzzese fuori sede non parla ma scrive benissimo. Concordo. Grazie a Rosanna. A fuori sede, e dai. No. E dopo Maria Valeria, non lo so se Maria Valeria ha scritto a te o qualcuno ha scritto uè. C'hai pure un gruppetto silenzioso di fan giovani abruzzè. Attenzione. Sì, mi sa che era per me quando ho detto delle signore. Ah. No, ringrazio anche le giovani fan. Insomma. Maria Valeri, segna così magari. Sempre serve. Può sempre servire. Mai dir mai. Ragazzi, io vi devo salutare. No, salutiamo tutti, Mary, salutiamo tutti. Siamo in ciao, fine. È stato bellissimo. Speriamo stata... presto, ragazzi. Io spero di incontrarvi di persona, perché stasera sono sola. In genere siamo io e Linda, due femminucce e mezzassima schiacci. Ci vuole qualcuno... Basta, avanzano. Salutiamo l'Indusca. L'Indusca. Bastate, io, avanzate voi due. Solo io la chiamo l'Indusca. Lei per tutti gli altri è Adenil. Un bacione pure a lei, che sta triste pure lei. Grazie a Fausto Di Nella, Abruzzo di Morris. Grazie a Gino Bucci, l'abruzzese fuori sede. Le R mi vengono bene stasera. E le Mastrandrea, la faccio qui, la R, 99 cosse. E questi bei maschiacci di Roberto Rantucci, Paolo Sale, Giovanni Daddario, Riccardo sta già riposando come un angioletto. Vi saluto anche Paola, ciao. Ciao Paoletta, fate i bravi, io resto in chat, rimane, noi resistiamo ai clienti fino all'ultimo, tra un po' facciamo il compleanno. Mm-hmm. E... è vero. Poi vediamo che succede, tanto ci hanno rinchiuso fino a fine marzo, sicuro, è ufficiale. No, sicuramente faremo lo special a Pasqua, quindi tra Pasqua e Pasquetta. Ho portato il fuori porta di Pasqua, sì, l'immagine l'avete vista, vero? Come? Il fuori porta di Pasqua, io prima l'ho mandato qui sulla chat, l'immagine del fuori porta di Pasqua. Intanto invito gli ospiti a preparare un piccolo saluto personalizzato per noi, una frase, un qualcosa che avete scritto sulle vostre pagine che è piaciuta tantissimo. La vogliamo sentire letta da voi in fine trasmissione, anche da parte 99 corse. Che vuoi? Una frase, un saluto, una rima, un qualcosa di poetico dedicato alla nostra trasmissione. No, ma fagli un esempio tu, fagli un esempio, che tu sei molto pratico. Cioè, no, sì, infatti. Ecco, silenzio. Sì. Che ne so, ma io non sono estemporaneo. Una delle tue frasi, quelle finali, no? Capito? Mo la preparo, scusa. No. Magnate, bevete e fate all'amore, cioè queste cose qua. È una cosa del genere. No, Giovanni va più sul l'ABC filosofico, va più sul filosofico da Dario. Sì. Sì. Non è importante la strada che percorri per arrivare sulla cima del cocuzzolo, ma è importante il supermercato a sinistra dell'angolo della tua strada. Che ci hai provato, insomma, ho capito.
99 cose, un applauso. Ma che domande sono? Ma che è una domanda? Ma è una domanda del cazzo. Mastrandre, per cortesia. Ma lo sai, io ti voglio bene. Lo so che sei invidioso, Tu mi fai schifo, io ti voglio bene, ma tu mi fai schifo. Non puoi avere quei capelli, hai fatto il patto col diavolo, ti odio. Vedi? Sì, guarda, un giorno ci verrà il mio cane a mangiare quei capelli, maledetto. Meraviglia. Gilda, di qua. Vabbè, ok. No. Raga, vi saluto tutti, vi voglio bene. Ciao e forza. Devi dire, e io resto in chat. Va bene, ci è piaciuto. Riusciamo a farlo dire anche a Gino, io resto in chat. Mo so cazzi. No, vabbè, io ringrazio tutti e cioè io so anche contento, insomma, di partecipare, non sembra, ma è il mio modo di essere. Sei ispirato. Tengo a dirlo perché uno sa che pensa. Però secondo è così. Me ti sei ispirato. Scusa? Secondo me ti sei ispirato con questa banda di matti. Certo, io poi mi piace ascoltarvi, mi piace sentire, quindi sono tranquillissimo e felice, insomma. E niente, vi ringrazio, io resto sempre a casa e resti andiamo avanti. Qua Sting. Dove? Giriamo la palla allora per i saluti a Fausto. Grazie a tutti dell'invito e io resto in chat. Alla prossima. Grazie. Allora Giovanni, se sei pronto con i saluti. Io questa sera non voglio fare il solito saluto. Io voglio solo veramente testimoniare tutto il mio dispiacere per questa dipartita così improvvisa che tutti non si aspettavano. Voglio affermare che abbiamo perso e trapassato, affidato all'eternità la nostra migliore icona, Maria Taricani, detta la scostumata. E con questo dico, io resto in chat. Allora Maria Rita, puoi chiudere tu, io dico a tutti buonanotte, ci vediamo venerdì prossimo. La parola per chiudere a Maria Rita, che è ultima arrivata, ultima a salutare. Ah, grazie, che cavaliere che sei. Rantucci l'abbiamo perso dietro lo schermo. Secondo me è andata a mangiare gli arrosticini. Eccolo, no, Robby. Devi salutare perché stiamo proprio andando via. Ok, non ho sentito quello che avete detto voi perché abbiamo salutato e basta. Ok ragazzi, allora ciao a tutti, ci vediamo venerdì prossimo e con la sorpresa del 21, 20, 21, non lo so quando ancora, per il primo anno, spero l'ultimo. Speriamo di chiudere col compleanno con questa trasmissione, perché vuol dire che è finita la prigione. Esattamente. Vorrà ancora un po', però dai, ci prepariamo, la primavera sta arrivando, sta fiorendo pure l'orchidea, dopo 4 anni ha rifatto i boccioli, quindi un buon auspicio fantastico per me, quindi fate i bravi, mi raccomando, sempre Abruzzo con 3B e 5R. E ci vediamo qui su Io Resto in Chat comunque, perunque, ovunque e sempre, sempre, sempre pronti ad accogliere con un abbraccio virtuale chiunque voglia stare insieme a noi. Fate i bravi, buonanotte e sogni d'oro. Ciao. Sigla. Vai con la sigla.